Le più moderne tecniche di investigazione spiegate dal comandante dei RIS di Roma, il tenente colonnello Sergio Schiavone, che ha partecipato a SHAR per la notte europea dei ricercatori che si svolge anche all'Aquila. Quello che le ostrerò oggi è anche un concetto. I laboratori più avanzati di scienze forensi lavorano su tracce, quindi è fondamentale anche una opportuna attività di sopralluogo e repertamento. Anche in questa sede, anche sulla scena del crimine, ci sono nuove tecnologie che aiutano tantissimo i nostri operatori a ricercare queste tracce minime. Tecniche moderne e ultra sofisticate che permettono di riaprire casi di cronaca anche dopo molti anni, come testimoniano alcuni recenti fatti. Ci sono casi che sono stati aperti, riaperti anche dopo molti anni. Quanto aiuta in questo senso l'utilizzo dei vostri strumenti anche scientifici? Tantissimo. Utilizzando il luminol, per esempio, è possibile rinvenire tracce di sostanze ematiche anche a distanza di anni, purché non ci sia stata una degradazione batterica. Mi viene in mente come esempio di questi casi che ha citato il caso della contessa Alberico Filo della Torre, uno dei casi, i cosiddetti cold case riaperti dalla magistratura e risolti efficacemente grazie a un accertamento del RIS di Roma. I RIS di Roma operano in tutta Italia, tantissimi casi seguiti ogni anno, tra questi almeno 100 omicidi. Circa 5.500 casi nel nostro territorio di competenza, che è molto vasto, che va dalla Toscana a nord alla Basilicata a sud. Molti di questi casi sono legati a fatti reato molto gravi, abbiamo circa un centinaio di omicidi l'anno e ovviamente sono i casi che devono avere massima priorità.